Europa. Lemaître 9,98 quest'anno. Il vento si è placato. Si è placato, ma quel poco che c'è è contrario, sì. Un peccato. Allora, i due più forti, almeno sulla carta, corsia 3 Dwayne Chambers, corsia 6 Christophe Lemaître. Anche loro non esattamente a contatto. Nel mezzo 4 e 5 per Martial Banjoc e Zaitsuma Saidindure. La confusione di tutto ciò l'ha determinata il fatto che ci fossero tre semifinali. Ottima partenza, poi si ferma Simone Collio. Parte grande Chambers. Chambers poi torna sotto Lemaître e va a vincere Lemaître. Settimo Emanuele Di Gregorio, settimo ottavo due italiani. 10 e 13 per un metro di vento contro. Pur non a contatto, Christophe Lemaître che ancora cerca di capire ma crede di aver vinto, ma e ha vinto sì. 10 e 13 per lui, grande partenza di Dwayne Chambers e poi sul lanciato. Grande è stato, intanto arriva per onor di firma a fare un tempo intorno al mezzo minuto Simone Collio, onor di firma per lui. Emanuele Di Gregorio che aveva fatto benissimo fino in semifinale, poi ragazzi è dura anche dal punto di vista e dell'adrenalina e del consumo nervoso. Christophe Lemaître è il nuovo campione d'Europa, 10-11, si torna al 1982, un ragazzo di pelle chiara, come allora Frank Hemmelmann, il secondo fu Pierfrancesco Pavoni. Vediamo la classifica ed il podio, 10-11 per Christophe Lemaître che ha vinto netto, peccato per quel metro. Il nostro, questo l'abbiamo messo noi, Obikvelu Chambers e Martial Banjoc, forse Banjoc, quindi potrebbe esserci un due francesi sul podio. Emanuele Di Gregorio qui, settimo alla fine, ottavo con un tempo inferiore al minuto di poco, Simone Collio che ha voluto comunque segnalare un tempo fuori dai giochi, Zaitsuma Saidindure che è il norvegese di origine gambiana, sesto. C'è da sottolineare anche un metro di vento contro, sì. Per cui quando ha fatto 9,98 aveva un metro e tre a favore e quindi penso che abbia corso più forte questa sera. È un ragazzo pronto per correre stabilmente sotto ai 10 netti. Ci fa piacere vedere un bianco in mezzo a tanti. Senti, colorati. La butto lì. Il fatto che una gara duri di più e quindi il metro di vento a contrario ha fatto un po' più il gioco di Christophe Lemaître, che aveva più tempo per rimontare? Sto anche scherzando, eh? Beh, no, perché Chambers è talmente potente, corre talmente radente con pochissime fasi aeree che non ne ha risentito. E Lewis Francis viene dato secondo con 10 e 18. Allora, Mark Lewis Francis. Vediamolo, Lewis Francis. L'impressione è che in seconda corsia, però, sai, allora, rivediamola qui e poi saremo pronti per Rai 2 almeno. Si ferma subito Simone Collio che era partito anche bene, anche con un buon tempo di reazione. Lewis Francis in seconda corsia, Chambers in terza. Beh, francamente no, francamente non è Lewis Francis, 10-18. Banjoc terzo con 10-18 e lui probabilmente sì, dovrebbe essere Chambers, 10-18. Allora fermiamoci per, ecco, vediamolo qui. Viene Lewis Francis perché alla fine butta avanti alla grandissima la spalla destra.